un vero e proprio caso di mala sanità, perché oggi tutte le persone affette da patologie oncologiche o neurodegenerative in realtà non possono fare nessuna PET-TAC, se non c'è la PET-TAC fissa, naturalmente nella ASL di Chieti. Si devono spostare verso Pescara e Teramo, che invece le hanno acquistate, addirittura verso il Molise con una forte mobilità passiva. Ricordiamo che queste persone avrebbero bisogno, per tarare la terapia di cui hanno bisogno, di una PET-TAC entro 30 giorni da quando viene richiesta, invece devono aspettare 2 mesi e mezzo, alcune volte anche 3. Ironia della sorte, però, non c'è più neanche la PET-TAC mobile, che dal 2012 era presente a Chieti. È stata tolta a fine contratto nel 2023, perché nel 2023, a febbraio del 2023, il presidente Marsilio aveva assicurato che entro dicembre l'ASL di Chieti avrebbe avuto la sua PET-TAC fissa. In realtà è passato più di un anno da quella gara, la gara è conclusa, ma non c'è ancora l'aggiudicazione perché non c'è stato il trasferimento dei fondi promessi dalla regione all'ASL. A questo punto cosa chiedete? Immediatamente che si tenga fede all'impegno, che era un impegno importante, che rispondeva a una petizione di 5.000 firme e soprattutto all'attività di 5 associazioni che per 5 anni hanno lavorato fortemente a richiedere la PET-TAC fissa anche alla ASL di Chieti. È una cosa facile da fare, i fondi c'erano, altrimenti non ci poteva essere assolutamente il bando, bisogna farlo il più in fretta possibile perché ormai da febbraio 2023 è trascorso un anno e mezzo.